Buonasera a tutti e bentornati al Dopo Cinema di Cosmopolitan. Siamo con Elisabetta Pellini, che insomma è qui a Venezia da... Quando sei arrivata? Oggi, Oggi, che proprio da arrivo è poche ore. stato? È bello, Sì? caldo, Caldo. caliente. Ma è la tua prima volta qui a Venezia? No, 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 sono venuta dal 2017 che vengo tutti gli anni. Presenti Sì, sempre. adoro Venezia anche Sì? come città. Vengo anche alla festa del Redentore, che te la Ah, consiglio, vedi, anch'io l'ho fatta che è una volta, bellissima, l'anno dei fuochi scorso. meravigliosi. Stupendo. Poi, Sì. insomma, tra ragazzi ci mettiamo sempre su queste barche, Sì. barchini, si sta lì a Hai bere, a fatto anche il vedere. bagno, Sì, quindi. Ah, sì, eh? purtroppo ci sono mi hanno... Boh, vabbè, è andata così. Come stai? Bene, molto contenta di essere a questo festival. Curiosa di Raccontaci vedere com'è, un po' di film infatti. Raccontaci domani, come se il mai. tempo lo permette, perché pare che sarà brutto tempo, quindi speriamo che il tempo lo permetta di vedere un bel film. E poi sono qua appunto per parlare anche con il mio produttore, perché ho scritto un film insieme a Gianni Corsi che si chiama DNA, e con le Film Commission, perché forse non sanno le persone che al Festival di Venezia non ci sono solo gli attori e i film che sono stati fatti, ma ci sono le Film Commission che in Italia sono fondamentali, soprattutto per il cinema indipendente, con le quali interagire per presentare i nuovi progetti con la speranza di vincere i bandi e poter realizzare il film. Quindi c'è Film Certo, Commission c'è un Marche, lavoro, Veneto, certo. Lombardia, ed è una cosa utilissima, utilissima per il cinema perché ovviamente ha una sovvenzione, utilissima per la cultura del nostro paese perché è uno specchietto meraviglioso dove noi mostriamo le bellezze del nostro paese, che non è Certo. soltanto Roma che è meravigliosa, ma ci sono tantissime cose, tantissimi posti, paesini anche nascosti, che magari la stessa persona non conosce, lo stesso abitante della Lombardia non conosceva Certo, l'esistenza di quel certo. paese, di quella abbazia, di quel posto lì. Chiaro. Mi dicono che mi sa che c'è un... Bisogna tenere sulla mano qua? Ok, perché poi fa Così? interferenza con il Ah, segnale. ok, Quindi sì, allora a me insomma, di questo anche evento di Cosmo noi abbiamo cercato di ospitare tantissimi, diciamo, non solo attori e attrici, ma anche registi e registe donne. È stato molto bello, insomma, fare questo anche un sarebbe il mio lavoro di... primo film da come Infatti, lungometraggio, infatti perché volevo poi ho chiederti fatto che altre esperienza è cose. stata anche, insomma, Allora. scriverlo, pensarlo e poi, Allora, insomma... scriverlo e pensarlo, questo nella fattispecie che è un lungometraggio Ma si molto può dire di cosa impegnativo. parla? Sì, si chiama DNA, ma i titoli sono provvisori fino Certo. all'ultimo. È una storia contemporanea, anche se i personaggi entrano e ti raccontano la storia grazie ai loro pensieri che ricostruiscono la storia dal passato. Certo. Quindi ha una struttura molto, Ok. insomma, complicata di incastro. Ok. E la storia racconta di un amore, nel fattispecie, un amore malato, o quantomeno che si ammala, un amore manipolato, un amore dove c'è del forte narcisismo. E nella manipolazione la protagonista accetterà contro la sua volontà di diventare madre facendo ovodonazione, facendo stimolazione ovarica, quando invece lei voleva adottarlo, provare a farlo in maniera Ok, più naturale, quindi più c'è un tema di normale, no? maternità. Quindi parlo anche di maternità, del rapporto madre-figlia, del rifiuto di una madre nei confronti della propria figlia. E, insomma, è un film molto difficile, ma secondo me molto Infatti. attuale perché la scienza ci offre tantissime opportunità, quello di diventare madri a tutte le età, però bisogna stare attente. E poi bisogna anche ricordarsi che le donne non sono solo degli uteri in affitto, cioè hanno dei sentimenti che vanno rispettati. E quindi non tutte le donne gli vanno bene determinate cose. Io non do nessun giudizio, racconto esclusivamente una storia. E un'evoluzione anche perché ora, adesso, gli anni precedenti non si poteva fare, ma per esempio ora le ragazze, se vogliono aspettare, possono congelare i Congelare gli loro ovuli, ovuli e non molte lo sanno, quindi certo, voglio parlare anche di sì. questo. Resta il fatto che fare un figlio non è come andare al supermercato o andare, e questo è pesante, andare anche in un canile a prendere un cane che poi magari lo abbandoni sull'autostrada. Un figlio, anche se lo abbandoni, torna. Perché è sangue del tuo sangue, ha un'intelligenza e ti viene a cercare o comunque viene portato a ricercare.
E quindi se tu fai una cosa del genere, secondo me le persone devono valutare tutti gli aspetti e non soltanto il loro egoismo di voler diventare madre o padre, per forza. Esiste una natura, esiste un rispetto, al di là della scienza che è utilissima, però insomma bisogna considerare tanti aspetti. Io vado a scavare in questi aspetti, come può essere anche l'amicizia, perché poi la famiglia, il rapporto tra madre, padre, figlio, sono tutte cose importantissime che noi inconsapevolmente magari ci portiamo dietro dall'infanzia, no? Perché poi siamo il frutto della nostra famiglia, buona o cattiva che sia, ci lascia comunque dei segni. Questo film nasce da un'esperienza personale o... Nasce da un'esperienza personale e da una riflessione che io ho iniziato a fare e poi ho sviluppato con lo sceneggiatore che è Gianni Corsi, che è uno sceneggiatore professionista, è stato anche premiato, anche se giovane, è molto bravo. E niente, quindi è partito da un soggetto mio e poi è diventata una sceneggiatura, però con due teste. E la cosa importante era per me avere anche una testa maschile, perché io racconto il femminile o quello che posso percepire del femminile. È giusto che ci sia anche un'opinione maschile di contrasto e che esca fuori. Certo. Grazie Elisabetta per essere stata qui da noi, da Cosmo, e in bocca al lupo poi per tutto, ti seguiamo per vedere poi che forma prenderà questo bellissimo progetto. Viva il Lupo. lupo e viva il cinema. Esatto. Torniamo al cinema che ci stiamo andando sempre troppo poco. Bene. Guardarlo a casa non è la stessa cosa che andare Certo. fuori e vederlo in una sala. Grazie. Chiaro. Grazie, grazie Ciao. a te. Ciao, grazie.